Grande soddisfazione per l'amministrazione comunale di San Giorgio per un obiettivo raggiunto, l'inaugurazione della nuova sede di Croce Rossa di San Giorgio. Sì, un obiettivo, un traguardo che da qualche anno che stavamo ammirando. Oggi abbiamo consacrato un giorno speciale, sicuramente per questa amministrazione che rappresento, per i volontari certamente, un lavoro condiviso per cui sento di parlare per la relazione che abbiamo stretto forte in questi anni per poter costruire questo trasloco, questa nuova sede ampliabile, potenziabile, nuova ambulanza. Abbiamo avuto la possibilità di condividere con Attiva e la famiglia Mattioda la giornata in ricordo di Gian Piero Mattioda. Da domani questa nuova sede sarà luogo di vitalità di questa parte di paese che meritava questa sede. L'abbellimento del parco antistante, della via pedonale Corso Repubblica, che è una delle strade più belle e particolari del nostro comune. Tante opportunità per il futuro. È stata seguita una logica per riuscire a individuare la sede adatta? Sì, siamo partiti naturalmente da un'analisi della situazione dell'attuale sede, della sua logistica, delle sue caratteristiche, la vetustà dopo 35 anni, la ubicazione per la difficoltà all'uscita dei mezzi di soccorso con l'ammodernamento delle strade, con l'inserimento di dossi negli anni passati ha fatto sì che le strade non erano più così idonee a giudizio dei volontari. Le ambulanze, i mezzi aumentati, così come i volontari negli anni, hanno fatto sì che spazi nuovi, più ampi, dovessero ospitare, come in questa nuova sede, ampie aree a parcheggio, al coperto, al riparo di questi mezzi, nuovi spazi per riunioni e attività operative dei volontari, in un ambiente che consentisse una facile espansione in caso, come ci auguriamo, i volontari con questa nuova sede saranno di più, mi auguro anche giovani, che possono aiutare gli attuali volontari in quel servizio indispensabile di sostegno alle persone che fanno quotidianamente e che forse non riconosciamo adeguatamente. Ma quando ne abbiamo bisogno questo film ci torna in mente in modo importante, quindi penso che sia dovere civico di un'amministrazione dimostrargli la vicinanza e l'affetto non solo con questa inaugurazione ma con la costanza da qui in avanti da parte di tutta l'amministrazione per conto della comunità sangiorgese. Una grande giornata per la Croce Rossa di San Giorgio Canavese. Una giornata speciale, non solo grande, speciale per due grandissimi motivi: l'inaugurazione della sede e la benedizione della nuova ambulanza, che è quella che aspettavamo veramente con impazienza, perché eravamo proprio sprovvisti, perché la nostra vecchia ambulanza ci ha lasciato per età, per chilometri, e quindi dicevamo dove andiamo a prendere i soldi per comprarci un'ambulanza. Per fortuna c'è stata la società Attiva che ci ha dato un grande aiuto, questo è vero. Quindi oggi poi è una giornata emozionante, specialmente avere attorno tante persone che ci sono anche vicine, non solo questo giorno ma anche durante l'anno, cittadini che ci danno una mano con contributi, con offerte, con qualsiasi cosa possa esserci utile, noi lo prendiamo comunque, perché a noi serve tutto, le spese sono tante. Per fortuna che ci sono i volontari che pensano ad impinguire un po' le casse con i loro servizi, perché le spese, non solo, non dico solo per questa costruzione, per tante cose, ma le spese di mantenimento ci sono. Comunque cerchiamo di andare avanti come abbiamo fatto sinora. Quindi una bellissima giornata e auguro una felicità a tutti. La nuova ambulanza verrà utilizzata per quali servizi? Fa il servizio del 118, ma di soccorso normale, perché la nostra non è medicalizzata, non avendo il medico e né l'infermiera a bordo. È un soccorso per il 118.
Voi organizzate anche corsi di formazione e il prossimo? Il prossimo è per il 15 di questo mese, di aprile. A noi servono specialmente i pensionati, perché servono i servizi al mattino, nella sera, nel pomeriggio tardi si trova più facilmente personale, ma durante il giorno i giovani studiano, se non studiano lavorano, e quindi per noi è impossibile poter fare e dire di no ci costa caro, ci dispiace molto, perché se uno chiede un servizio è perché ne ha bisogno, non penso lo faccia per andare a passeggio, ne ha bisogno, e dire di no è veramente una cosa poco piacevole.